Copenaghen è stata eletta come la città più vivibile del mondo e sono sempre di più gli italiani che qui hanno deciso di venire a vivere. Questo è l'ultimo numero del Ponte. La rivista esce oggi bilingue. Può essere letta sia in italiano che in danese, ma si rivolge anche a tutta quella parte di danesi che l'Italia la amano. Io personalmente ne ho incontrato qualcuno che mi ha detto delle cose fantastiche, dicendomi: io sono nata nel posto sbagliato, in realtà io sono un'italiana cascata in un altro paese. La comunità italiana in Danimarca cominciava nel primo Novecento. Noi abbiamo avuto una grossa emigrazione rappresentata ancora oggi dai grandi maestri dei mosaici, quindi parliamo del Friuli, parliamo di Spilimbergo, di Sequals. E poi nel tempo le cose sono un pochino cambiate. Per lo più arrivavano qui a seguito di un amore, nascevano tante famiglie sulla base della doppia cultura. Io stessa ho avuto la fortuna di poter insegnare l'italiano nelle scuole bilingue per questi bambini. Il progetto Moderne Mamma è una serie di libri in lingua danese, scritto e interpretato da 12 donne italiane. Attraverso questo libro si delinea la figura della donna italiana moderna, che non è più la stessa di cui potevamo parlare anni fa. Quindi questo è il messaggio di questo libro, che a noi donne che abbiamo partecipato è piaciuto moltissimo: il poter dare una fotografia attuale, moderna, della donna italiana che è uscita dalla cucina, che nella cucina ci rientra, che magari ci si trova anche a suo agio, ma che non sia relegata da un ruolo sociale nella cucina. Alla periferia di Copenaghen c'è Supermarco, il supermercato degli italiani. Gestivo un negozio di giornali e giochi e poi l'ho venduto, ed essendo giovane per la pensione, vecchia per il lavoro, sono venuta a Copenaghen perché mio fratello aveva tirato su un supermercato senza saper la lingua danese, però lavorando con gli italiani ho avuto nessun problema, diciamo. E vivo a Copenaghen senza parlare il danese. Per me va bene. Certo, ho il medico italiano, ho tanti appoggi che mi aiutano se io mi trovo in caso di difficoltà, trovo sempre qualche via d'uscita. E per i danesi mangiare italiano è uno status symbol, per cui loro magari venivano a chiederti in salumeria: ho 5 ospiti questa sera, cosa mi consigliate? E certo, noi all'italiana 2 etti di questo, 3 etti di quell'altro, e poi si riduceva in una fetta a persona. Era deprimente, dopo la richiesta, quello che compravano. Questo posto qua l'ha aperto il fratello di Klim nel 1980. Sono arrivato qua per ferie, 15 giorni, ho fatto un biglietto, conoscevo una ragazza qua, che oggi è la mia consorte da 25 anni. Il suo padre aveva bisogno di aiuto a imbiancare la scala del suo condominio. Mi sono prestato a fare quei lavoretti là. Sono passati 3 mesi, è passato poi un anno, 3 anni. Dopo 14 anni mio padre mi chiama e mi dice: ma te ne sei andato per 14 giorni e sono passati 14 anni, ti vuoi decidere sì o no? Dopo tanto tempo mi sono deciso di rimanere qua. Lavoro in un'azienda italiana che sono 40 anni che esiste, lavoro nel trasporto, che rifornisco ristoranti, negozi, hotel. Io vengo da Valle Saccarda, una zona di Irpinia, vivevo a Roma, ho conosciuto la mia ex ragazza di Copenaghen. E dopo 8 mesi sono venuto qui a Copenaghen. Però la storia è finita,
Poi avevo l'idea di tornare in Italia perché tutta la mia famiglia vive in Italia. Ho visto delle cose buone qui a Copenaghen, è sul lavoro, a fine del mese sai che entrano i soldi, non devi aspettare, sai, al conto e così via, ti arrivano subito e ti danno tutti i tuoi diritti. Qui l'italiano è molto ben apprezzato nel mondo lavorativo. Non vado via più dalla Danimarca.